Nel 2007, nell'ambito di un piano di recupero e riordino dei fondi librari della Biblioteca dell'Archisinnasio, riemerse un nucleo omogeneo che presumibilmente costituisce ciò che resta in Archisinnasio del museo indiano che fu tanto fortemente voluto da Francesco Lorenzo Pullè. Il fondo consta di tre tipologie di materiali: 37 volumi a stampa, 9 tomi di riproduzioni fotografiche di manoscritti e 3 manoscritti originali su carta. I volumi a stampa contengono edizioni di celebri opere della letteratura indiana. Furono tutti pubblicati in India tra gli ultimi decenni del XX secolo e i primi anni del XX. Le riproduzioni fotografiche dei manoscritti, invece, furono organizzate e conservate incollando le singole fotografie su cartoncini bianchi, che furono poi rilegati in forma di volume. Complessivamente ci sono giunte le riproduzioni di 5 manoscritti, tutti recanti opere di ambito jainico. Nei suoi studi, infatti, Pullè fu cultore di letteratura jaina, tanto dossografica quanto, e ancor più, novellistica. Una passione questa per la letteratura jaina che egli trasmise ai suoi più valenti allievi, Luigi Suali e Ambrogio Ballini, nomi che figurano certamente tra quelli dei più brillanti sanscritisti e indologi italiani della prima metà del Novecento. Inoltre, dal carteggio che intercorse tra Pullè e il suo maestro, Angelo de Gubernatis, sappiamo che le fotografie raccolte in questi volumi furono scattate dallo stesso Pullè a Berlino nell'estate del 1885. In quanto ai manoscritti su carta, anch'essi trasmettono opere della letteratura jaina, per lo più in lingue regionali frammiste a brani in sanscrito. Questi tre preziosi codici costituiscono una piccola parte della ricca messa di manoscritti che il Pullè raccolse nel suo viaggio in India nei primi anni del Novecento e che, dalle sue lettere a De Gubernatis, possiamo desumere consistesse di oltre 200 manoscritti.